Oggi qui siamo nella nostra città al Collegio dei Gesuiti, gli infermieri della provincia di Trapani si riuniscono per organizzare un corso di formazione avente come tema governo clinico. Accanto a me il presidente del Collegio degli Infermieri, Assistente Sanitario e Vigilatrice d'Infanzia, dottor Filippo Imbellezzeri. Dottore Imbellezzeri, come mai la scelta oggi a Mazara del Vallo? Io ritengo che gli infermieri abbiano della città di Mazara del Vallo abbiano indubbiamente pari dignità rispetto a tutti gli altri infermieri dell'intera provincia che ho l'onere e l'onore di rappresentare nella qualità di presidente del Collegio Epasvi di Trapani. Abbiamo scelto di iniziare da Mazara grazie alla disponibilità dei colleghi referenti di Mazara proprio per cominciare a dare un input ai colleghi, far capire che siamo presenti anche su Mazara e cercare di incidere sulla formazione relativamente alla qualità assistenziale e alle cure rivolte ai pazienti mazzaresi. Ultima domanda, signor Presidente, io so che lei è Presidente da circa 3 anni, sta iniziando da ora, so perché chi vi parla frequenta anche il collegio, lei sta mettendo tutto per far conoscere la voce degli infermieri. Cosa sta facendo per rilanciare l'infermiere, perché il cittadino conosce più il medico che l'infermiere? Ritengo che parimenti la professione infermieristica ha e debba avere uguale dignità nel panorama assistenziale rispetto a tutti gli altri operatori sanitari che sono nel panorama assistenziale. Quindi non più un'assistenza medicocentrica o ad altre figure sanitarie, ma al centro dell'attenzione delle cure deve esserci obbligatoriamente il paziente che si avvale delle competenze e delle conoscenze delle varie professionalità, compresa quella dell'infermiere professionale, degli infermieri pediatrici e dei vigilatrici dell'infanzia.